Esercizio 18. Per calcolare la densità di un sasso di massa 50 grammi, lo si immerge completamente nell'acqua e il dinamometro segna 0,20 N in meno rispetto al peso misurato fuori dell'acqua. Calcola la densità del sasso. La densità del sasso si trova massa diviso volume del sasso. La massa la conosciamo, il volume del sasso ancora no. Per trovare il volume del sasso, sappiamo che la forza di Archimede è 0,20 N. Infatti, la forza di Archimede è responsabile della riduzione di peso. Il sasso pesa 0,49 N, 50 g di massa, ma quando è immerso nell'acqua pesa 0,20 N in meno, per colpa della forza di Archimede. E la forza di Archimede è data dalla formula densità dell'acqua per volume dell'acqua spostata per G. Il volume dell'acqua spostata dal sasso è uguale al volume del sasso, perché il sasso è completamente immerso. Quindi se noi troviamo il volume dell'acqua spostata, conosciamo anche il volume del sasso che andiamo a sostituire qua per calcolare la densità. Il volume dell'acqua spostata, formula inversa, basta prendere la forza di Archimede e dividere per la densità dell'acqua per G. Dunque 0,20 N è la riduzione di peso, cioè la forza di Archimede, la densità dell'acqua è 1 kg al litro, G la conosciamo, il risultato è il volume del sasso 0,204 litri. Qui avevo sbagliato a scrivere, ho appena corretto, 00204 litri. Dunque la densità, massa diviso volume, sostituisco, 2,45 kg al litro, valore ragionevole perché maggiore di 1 kg al litro, che è la densità dell'acqua. Quindi giustamente il sasso affonda nell'acqua. Approssimando con due sole cifre significative come i dati, 2,5 kg al litro.